Piazza Robur, linea diretta sul Siena. Buonasera ad Alessandro Lorenzini, eccoci collegati con Piazza Robur, linea diretta sul Siena, tutto quello che c'è da sapere sul calcio bianconero, come ogni mercoledì in diretta su Radio Siena e Siena TV. Piazza Robur, una trasmissione che facciamo insieme a voi. 339 15 20 060 per i vostri sms, potete utilizzare anche WhatsApp 0577 596 500 per la diretta, i nostri profili, il nostro profilo su Facebook Radio Siena TV. In studio con me questa sera c'è Stefano Montomoli. Stefano, buonasera. Ciao Sandro e buonasera a tutti. Allora Stefano, ripartiamo dall'amaro pareggio di domenica con il Teramo, un po' l'emblema della stagione del Siena, Stefano, io l'ho definito così. Sì, di solito era una partita, sì, una partita no, l'abbiamo visto addirittura all'interno di una stessa partita, un primo tempo sì, un secondo tempo no. Devo dire la verità, ci sono state anche tante altre partite, io ho visto l'altro giorno, ma magari parlando proprio anche dell'Aquila, ha quasi rischiato di recuperare uno 0-3 che si era registrato a Prato. A volte i risultati in questa parte della stagione sono un po' esasperati e un po' anche improbabili, però certo da dire essenzialmente è un Siena che sta concludendo non al meglio una stagione nata non certo molto meglio. Incredibilmente in tutte queste alte e basse di questa stagione è un Siena che comunque è sempre rimasto in una posizione di assoluta garanzia per quanto riguarda la retrocessione, sempre sta nella zona sinistra della classifica e tutto sommato, ecco, questo secondo me è un caso in cui la classifica premia al di là dei nostri meriti un campionato anonimo per certi versi, per no? Certi versi non brillantissimo. Ecco, tornando appunto ancora alla partita di domenica, Stefano, vediamo tra l'altro alcune immagini insieme alla nostra regia. Primo tempo tutto sommato nemmeno così brillante, certo poi quando una squadra riesce a segnare tre gol non si può dire molto, ecco, sul rendimento. Sfruttando appunto un paio di indecisioni della difesa ospite, e poi nel secondo tempo dalle stelle alle stalle, perché l'azione di Rozzi che poteva portare al 4-1 e poi invece negli ultimi minuti finali veramente una squadra che ha lasciato campo troppo agli ospiti, e la squadra di Vivarini ha strappato il pareggio ovviamente anche con alcuni errori da parte della difesa bianconera. Sì, Sandro, secondo me si è parlato forse anche troppo e si è anche straparlato di questo secondo tempo del Siena, perché allora io mi verrebbe da pensare del primo tempo del Teramo, voglio dire, tutti gli appunti e le considerazioni che facciamo sul secondo tempo del Siena debbono farti sul primo tempo del Teramo. È un Siena e comunque secondo me essenzialmente sconta una carenza tecnica evidente, perché secondo me l'unico vero giocatore buono che ha il Siena è Montipò, che sì, al di là dell'incidente di Aprilia secondo me si sta confermando, e lo ha fatto anche con il Teramo, veramente un portiere di altri livelli. Aperta parentesi, io ho visto anche riflessi filmati delle altre partite della giornata, ho visto certi interventi da parte dei portieri che sinceramente fanno rizzare i capelli, a partire dal sostituto Brunelli che giocava nel Pisa e che ha regalato il pareggio, che fosse ha tolto definitivamente dalla corsa al Pisa per il primo posto. Chiuso questo, secondo me è anche un Siena che sì, evidentemente anche non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista caratteriale ha messo insieme un organico che non è all'altezza. E poi, e questa è una considerazione che lo stesso La Vista, intervistando sulla Spanta a precisa domanda, lui smentisce, ma io secondo me è un Siena che mi sembra in questa parte finale del campionato sia anche nelle gambe, perché mi sembra l'aspetto fisico e mi sembra sia importante. Sia importante. Tra l'altro le notizie di oggi non sono rassicuranti da questo punto di vista, Stefano, perché il bollettino medico recita, pubblicato anche sul sito appunto della Robur Siena, recita problemi per Daniele
Daniele Portanova, che ha un lieve dolore all'adduttore destro, diagnosi con di lieve distrazione muscolare, quindi programma differenziato, e le condizioni verranno valutate meglio la settimana prossima, quindi si evince che non ci sarà nella trasferta dell'Aquila. Differenziato per Mastronunzio, due settimane di tempi di recupero per un dolore al piede sinistro, differenziato anche per Cori. Insomma, problemi, Stefano. Sì, anche se devo dire probabilmente Portanova avrebbe meritato un turno di riposo, anche se le sue condizioni fossero state al meglio, e probabilmente anche lui a questa fine stagione accusa un po' la stanchezza. Lo stesso possiamo dire da Mastronunzio, che non ha confermato le aspettative e si erano create dopo la buona intervento della gara di andata a Pisa, quando segnò un gol veramente importante. Preoccupa secondo me un po' le condizioni di Cori, perché mi sembra che ultimamente l'unico schema del Siena sia quello di lanciare palla lunga a cercare, certo, la testa del nostro bomber, che poi dovrebbe aprire lo spazio per gli attacchi degli inserimenti a lui vicino. Se come è successo ad Aprilia noi continuiamo a fare il solito gioco senza avere Cori, non abbiamo speranza. Se dovesse mancare, bisognerà che mister Carboni si organizzi in maniera tale da poterlo sostituire al meglio, insomma. Abbiamo in collegamento lo 0577 596500, Franco, che ci ha chiamato in diretta. Franco, buonasera Alessandro, buonasera Stefano. Se ci avessero detto prima della partita che con il Teramo, che aveva bisogno di punti, avremmo pareggiato, credo che nessuno avrebbe trovato nulla di strano, e sono completamente d'accordo con Stefano nel discorso che ha fatto prima. E anche il modo come è arrivato questo pareggio è brutto, ma può capitare. Prima hanno preso tre gol loro e dopo noi, dopo l'hanno presi loro e dopo l'abbiamo presi noi, insomma, volevo dire, sono cose che possono capitare, come diceva Stefano, sono capitate diverse nelle partite di domenica. Dobbiamo dire che meno male che la partita è finita, altrimenti la perdevamo, questo senza dubbio. Prima si segnava poco, ma si difendeva meglio, si prendevano pochi gol. Ora si segna poco, ma si prendono troppi gol. Su azione poi facciamo veramente tanta fatica a tirare in porta. I tifosi sono molto arrabbiati, giustamente, ma se all'inizio dello scorso anno ci avessero detto che avremmo vinto lo scudetto della Serie D e che quest'anno avremmo fatto un campionato onorevole in C, saremmo stati tutti felici. Ma il modo come queste cose sono arrivate, che ha creato il malumore, ora per la nuova società è molto più difficile ingrazzarsi i tifosi, anzi che il socio, un modo di fare una buona squadra, c'è un solo modo, deve fare una buona squadra. Purtroppo la buona squadra si vede quando comincia a giocare, deve lottare per la vice, niente da fare, altrimenti, perfetto, come ho già detto, faticheremo a fare 1000 abbonati. Per il prossimo anno io terrei solo la vista e Portanova, sempre che loro se la sentano. Perfetto, grazie a Franco. Alcuni tanti argomenti messi sul tavolo, Stefano, proviamo a ragionarne insieme. Parto dall'ultimo aspetto, perché come sapete, insomma, Piazzarobro è una trasmissione influenzata nella sua scaletta dai nostri ascoltatori. Portanova e la vista gli unici da confermare per il prossimo anno, Stefano, ti vedo dubbioso. Sì, qualche anche perché gli anni passano, e se vi ricordo che Portanova è un 78 e la vista è un 79, devo dire la vista forse ha sorpreso e andato al di là, come ha detto anche lui stesso, di ogni altra aspettativa. Secondo me Portanova sta accusando un po' l'usura del tempo, sinceramente. Ci sono giocatori che sono sotto contratto, alcuni che rientreranno dai prestiti, Mendicino, D'Ambrosio, Silvestri, oltre ai giovani Venuto e Dinelli, rispettivamente da Colle e da Poggibonsi. Quindi valutazioni su questi, valutazioni sui giovani arrivati invece in prestito in estate o a gennaio che dovranno essere fatte, insomma tanto lavoro. Il punto interrogativo è, Stefano, che siamo nel bel mezzo di un passaggio societario fra Antonio Ponti e Annadurio, e quindi c'è da disegnare una squadra del futuro, passaggio che dovrebbe insomma esserci entro breve, a questo punto al massimo un mese e mezzo, però è chiaro che certe valutazioni in questo momento non si sa bene da chi debbano essere fatte, ovviamente, anche se Annadurio sta innegabilmente cominciando a lavorare sul futuro del Siena. Sì, abbiamo parlato spesso di questo ritardo con cui si è verificato questo passaggio di proprietà, perché al di là degli aspetti puramente tecnici è chiaro che questo è il periodo in cui una squadra, una società organizzata comincia
a pensare alla squadra dell'anno prossimo. Se ora si imbastiscono le trattative, si fanno le valutazioni, si riportano magari sul tavolino il lavoro che doveva essere fatto di scouting per osservare anche, perché no, anche qualche elemento proveniente dalle serie minori, dalla serie D o comunque dalla serie C. È chiaro che probabilmente, io mi auguro che comunque questo tipo di lavoro, anche se in silenzio e senza essere stato annunciato, possa essere stato fatto. Noi non ne abbiamo notizia, dobbiamo prendere atto che ora come ora, sinceramente, mi sembra si stia gestendo il day by day senza nessuna prospettiva, cercando di arrivare il prima possibile alla fine della stagione. Sì, io penso sostanza. Sia una sofferenza per tutti queste quattro giornate dalla tifoseria, giocatori e anche la dirigenza. Poi parliamo anche di altro, di quello che ci ha detto Franco. Rob al 339 15 20 060 ci scrive: Cuore è un giocatore che non mi piace, la squadra è incommentabile per me con sabato, cioè con domenica, hanno chiuso. Carboni fa giocare la Berretti che fa più bella figura, ma Saba... allora, questa della Berretti è un messaggio lanciato anche dal Siena Club Fedelissimi. Volevo il tuo parere, Stefano, di far giocare appunto i giovani, cosa che mi sembra di capire non succederà, ovviamente. Quindi è un messaggio a metà fra provocazione e volontà appunto da parte dei tifosi. La frattura è totale a questo punto e non può essere recuperata certo dopo un 3-3 come quello visto domenica. Però volevo appunto il tuo parere anche su questo messaggio un po' provocatorio dei tifosi. Allora, faccio una premessa: io quest'anno la Berretti l'ho seguita pochissimo, l'ho vista soltanto in qualche partita, soprattutto all'inizio, e devo dire che noi torniamo domani sera a fare l'amichevole con la Berretti dopo tanto tempo, sì. Perché è stato chiamato domani alle 15 all'Ateneo Franchi, la squadra e l'allenatore Pelati della Berretti, per cui non c'erano più possibilità di fare partite amichevoli dopo che venivano fatte su a Castel di Nascalo. Devo dire la verità, io non so quanto Carboni conosca la Berretti, penso poco o nulla, e penso che non è che all'improvviso si fa giocare i giocatori della Berretti, se non perché durante l'anno ci sono state delle integrazioni. Io mi ricordo per esempio l'anno di Beretta, anche durante le partite amichevole venivano fatte al Franchi, di solito infrasettimanali, c'era sempre l'impiego di qualche ragazzo della primavera. Ora sinceramente è difficile, anche se vedo a livello giovanile spesso e volentieri i nostri atleti vengono convocati, sì. Però ecco, è anche altrettanto vero che un giovane va lanciato in una situazione in cui le cose vanno bene, certo, e accompagnato da compagni che lo sanno far crescere. Buttare un in questa situazione potrebbe rischiare di perderlo definitivamente. Tra le altre questioni evidenziate da il nostro ascoltatore Franco, Stefano, una squadra appunto, abbiamo detto, della conferma secondo il nostro ascoltatore di Portanova e La Vista, volevo fare una chiosa, perché Franco ha detto sì, lo scorso anno si ci avessero detto il Siena promosso subito in Lega Pro e in questa situazione di classifica dopo il primo anno avremmo tutti sottoscritto, ed è vero, però bisogna anche vedere come ci si arriva ovviamente a questa classifica e soprattutto il percorso comunicativo anche fatto dalla società in questi mesi, quindi su questo bisognerebbe comunque fare attenzione, perché si è consumata una frattura con i tifosi difficilmente sanabili. Sull'aspetto invece, Stefano, relativo al futuro, cioè bisogna puntare alla Serie B, ecco, su questo permetto di dissentire, perché ovviamente tutti noi, tutto l'ambiente, tutta la piazza spera di ritornare ai fasti di un tempo fra Serie A e Serie B, però bisogna anche capire, bisogna fare trarre esperienza dal passato e capire che quanto si è pagato una gestione scellerata come quelle appunto passate, per cui meglio, come abbiamo detto altre volte, consolidare, strutturare la società da tanti punti di vista, non per ultimo quello del settore giovanile, e poi pensare di tornare ad alti livelli. Io credo che la passione dei tifosi possa essere recuperata, perché di fatto deve essere recuperata, con una cosa: la chiarezza e la trasparenza sui programmi. Inutile stare qui a annunciare e pronunciare le fatidiche parole Serie B quando si conoscono le difficoltà per il prossimo, anche per il prossimo campionato, da tanti punti di vista. Credo invece se la nuova proprietà
dovesse appunto insediarsi entro breve, mi permetto di suggerire chiarezza in questo senso, no Stefano? Cioè dar vita a programmi chiari in cui dire va bene, proviamo a farcela in 3 anni, in 2 anni, in 4 anni, senza gettare troppo il cuore oltre l'ostacolo, nel senso negativo dell'accezione. Io sono perfettamente d'accordo con te. L'obiettivo del Senato dovrebbe essere quello di consolidarsi come società e come struttura e far sì che ognuno occupi il ruolo che meglio gli si confà, di avere il settore giovanile efficiente, di sapere bene chi cosa, chi decide e cosa decide. Devo dire la verità. Questo che la chiarezza e la schiettezza che te reclami, io sono perfettamente d'accordo, però temo che talvolta al tifoso, tra virgolette, a volte anche la verità a volte risulti un po' scomoda, sinceramente, perché io mi ricordo quando all'inizio del campionato il mister Azzori s'azzardò a dire che questa è una squadra in cui noi bisogna cercare di evitare la retrocessione, bisogna cercare di mantenere la categoria, ci fu una sollevazione popolare per cui allo stesso Azzori gli toccò far marcia indietro a dire no, ma io avevo detto male, mi ero frainteso, volevo andare in ripetizione. È chiaro, bisogna anche avere fiducia in quello che dicono poi i responsabili. Se l'allenatore ritiene che la squadra che ha a disposizione non sia all'altezza di fare voli pindarici, è inutile che chi non ha... spingere, diciamo, su altre situazioni. Capacità tecniche di andare a dire no, noi che noi siamo il Siena, e dice siccome siamo Siena, siamo abituati alla Serie A, alla Serie B, noi in Serie C non ci si può stare. Io della verità, sinceramente, è una Serie C che probabilmente sarà resa ancora più interessante dalla retrocessione del Livorno, tutto sommato è un discorso che a livello emozionale forse è una serie che ci può regalare anche emozioni. Fermo restando appunto la voglia di tornare ai fasti del passato, ma questo credo che sia un po'... È dentro tutti noi, certo, insomma, voglio dire, però bisogna fare conti anche con la realtà, perché io torno a ripetere, l'abbiamo detto tante volte, i fasti del passato sono stati raggiunti perché c'era il signor Montepaschi, certo, che tirava fuori dei milioni, cose che ora non ci sono più e non ci saranno più, e quindi diventa più complicato, la ovviamente. Differenza è grossa. Allora ci andiamo ad ascoltare quello che ha detto proprio alla fine della partita con il Teramo Giorgio Lavista, indicato anche dal nostro ascoltatore Franco come da confermare, e poi torniamo in studio prima di andare in pausa. Giorgio Lavista. Sì, lascia molto amaro in bocca. Però d'altro canto a me sembra di vedere veramente forse la partita dove si racchiude una stagione, dove un primo tempo abbiamo visto una Robur bellissima sotto tutti i punti di vista, mentre il secondo tempo siamo entrati in campo con una mentalità molle, impacciati, come con un senso di appagamento. Queste sono due fasi, diciamo, di quello che è accaduto in questa stagione. È sbagliato, questo sarebbe sbagliato, un atteggiamento sbagliato da parte nostra. Ognuno di noi ha sempre qualcosa da dimostrare, da mettere in gioco, sia per chi vorrà rimanere, per chi vorrà cercare di mettersi in mostra. Io l'ho detto la settimana scorsa prima di Arezzo, abbiamo una rosa con tanti giovani dove se vuoi diventare giocatore devi sempre dimostrare, anche a 37 anni, 38 anni come abbiamo noi, tra virgolette, anzianotti, il campo è sempre quello che dimostra. Io, come ho già detto la settimana scorsa, sono venuto qui grazie a Daniele, mi ha portato soltanto Daniele, ha creduto soltanto lui in me e ho dimostrato quello che c'era da dimostrare, punto, il discorso che si faceva prima. Per me il rettangolo di gioco parla, poi il resto... No, io non ho nessuna polemica, carità, sono contentissimo, io sono contentissimo di quello che ho avuto, e quello che ho avuto me lo sono guadagnato e continuerò a guadagnarmelo. Noi affronteremo ogni partita con il massimo impegno e lo strappo con i tifosi. Oggi magari era un qualcosina, un mattoncino in più per ricucirlo. Poi abbiamo visto com'è andata e noi anche siamo dispiaciuti di questo strappo. Però io lo dico adesso, cioè
sono nella mia carriera, quando abbiamo vinto perché società, squadra e tifosi erano un'unica cosa. E questo io lo auguro alla Robur per il futuro, perché la Robur ha bisogno dei suoi tifosi, della sua società e dei suoi giocatori che si integrano in una certa mentalità. Io vorrei veramente che, cioè, sono sempre stato ottimista, vorrei veramente vedere società, questa città in alto. Poi ci sono tante componenti che accadono nelle annate, questa è stata un'annata abbastanza particolare. Piazza Robur, linea diretta sul Siena. Questo Giorgio l'ha vista. Stefano, andiamo in pausa per quanto riguarda Piazza Robur e poi nella seconda parte cominceremo anche a parlare della sfida di domenica e di come affrontare, Stefano, preparati, il finale di stagione. Pubblicità e poi torniamo, state con noi. Piazza Robur, linea diretta sul Siena. Eccoci di nuovo in studio Piazza Robur, linea diretta sul Siena, 339 15 20 060 per i vostri sms. Potete utilizzare anche WhatsApp 0577 596500 per la diretta, il nostro profilo su Facebook Radio Siena TV. In studio con me c'è Stefano Montomoli. Stefano, come affrontare questo finale di stagione? Lo abbiamo detto anche la settimana scorsa, fondamentalmente non ci sono più obiettivi, playout lontani, salvezza raggiunta, playoff lontani, impossibile raggiungerli, unico obiettivo mantenere le prime 8 posizioni per partecipare alla Team Cup, la Coppa Italia dei grandi, insomma, fra virgolette, il prossimo anno. Però di fatto anche dopo il pareggio di domenica la situazione è difficile da decifrare, perché 4 partite alla fine, una squadra che ha mostrato palesi difficoltà dal punto di vista mentale e caratteriale, su cosa poter puntare per dare qualche stimolo anche visto una partita che si presenta difficile, e poi magari ci vediamo la classifica, quella di domenica appunto con l'Aquila. Sì, Santo, se mi consenti tornerei un attimo alle parole di La Vista, perché La Vista parlava dei giovani del Siena in rosa. Allora andiamo alla Vista e poi parliamo di del finale di stagione. Soltanto esprimere il mio pensiero. Sinceramente, fra le tante accuse che io ho sentito rivolgere prima a Zoli e a Carboni, sinceramente ce n'è una e non viene fatta mai, e se, fondamentalmente invece l'accusa io li fo, proprio per quanto riguarda i giovani. Come non sono stati in grado di far crescere i giovani che sono arrivati a casa. Io mi ricordo di aver visto per la prima volta Yanga a Prato quest'estate, sì, e aver pensato per me, questo ragazzo è fisicamente, ha dei mezzi incredibili, ma con il pallone proprio è un po' strano. Ecco, è rimasto il solito, da Prato all'ultima partita ha giocato, è sempre rimasto. Cioè io sono convinto che questi sono ragazzi in cui tanti avrebbero bisogno veramente di fare non un allenamento di un'ora e mezzo la mattina e poi andare al mare, ma di stare 8 ore a fare tecnica individuale. Perché se te ben ti ricordi, a me mi è rimasto impresso, per esempio anche nella partita col Teramo ci fu una ripartenza di De Feo, che dovrebbe essere tra i meno peggio da questo punto di vista, che si portò avanti il pallone, lo manda avanti di 5 metri e perdemmo un'opportunità che era clamorosa se avesse saputo portare il pallone. Quindi ecco, secondo me i giovani, ecco, un limite grosso di questo Siena è non aver fatto crescere i giovani, che sono tutti rimasti, a parte Montepo, che sinceramente poi si è dimostrato veramente ottimo durante il campionato, ai livelli che erano all'inizio del campionato. Per quanto riguarda te, parli di quella fine del campionato, Sandro, le motivazioni uno bisogna le trovi dentro se stesso, certo. Non c'è nessuno che può dare delle motivazioni, è una questione anche caratteriale. Uno ti può dire, ti può urlare negli orecchi tutte le cose possibili e immaginabili, però se insomma dentro non ce l'hai è difficile, non le trovi. Io le motivazioni, l'ho detto anche a questa trasmissione, è dentro se stesso ritrovare la consapevolezza della dignità della propria prestazione, perché un giocatore del Siena, sia giovane e meno giovane, dopo un secondo tempo come quello fatto col Teramo, quando ritorna a casa con se stesso non c'è bisogno di nessuno che faccia capire che aveva fatto una prestazione non dignitosa, certo. Si dovrebbe sentire qualcosa dentro proprio che gli manca, e lo dovrebbe dare lo stimolo, perché manca 4 partite. In queste partite le voglio vincere tutte e 4, voglio fare 12 punti per levarmi questa soddisfazione, certo, di perché dire, poi di dire ho dato tutto fino, però fino alla fine. Dire, capisci bene la soddisfazione di portare un Siena dove probabilmente non ci sarà l'anno prossimo a fare la Coppa Italia, ti può immaginare che stimolo, che stimolo possa essere. Però ecco, torno a ripetere, o ce l'ha dentro o non ce l'hai.
Gentilissimo signor Montomoli, il nostro ascoltatore, ti rivolge questa, questo messaggio: grande tifoso, è inutile fare chiacchiere, questi giocatori ci hanno preso in giro tutti, e loro e noi sappiamo perché. Ci scrive il nostro ascoltatore, sinceramente noi non lo sappiamo, però va bene. Questo noi leggiamo come sempre tutti i messaggi che ci arrivano da parte dei nostri ascoltatori. Allora, ci cominciamo a spostare verso la partita con l'Aquila. Stefano, sai che all'inizio di questa settimana c'è stato un cambio di allenatore, la squadra è in ritiro. Allora noi ci guardiamo, ci ascoltiamo questo servizio che ci riassume un po' la situazione dell'Aquila, prossimo avversario del Siena, e poi torniamo in studio. Voglio la massima disponibilità dei calciatori. Posso garantire che suderanno la maglia in ognuna di queste quattro finali. Poche parole ma incisive quelle del nuovo allenatore dell'Aquila, Giacomo Modica, presentato ad Amatrice, dove la squadra è in ritiro per preparare la prima delle ultime quattro gare della stagione in programma domenica al Fattori contro il Siena. Modica ha subito lavorato sul campo di Amatrice con la sua nuova squadra, ma la domanda delle ultime ore è: come giocherà la sua L'Aquila? Storico collaboratore del Boemo Zeman, il marchio di fabbrica è il 4-3-3, ma sul modulo tattico da utilizzare per questa avventura il neotecnico rossoblu spiega. Io penso che ci siano le condizioni per poterlo fare, ma poiché non voglio stravolgere a grandi linee quello che è stato il loro percorso fino adesso, ho bisogno anche di parlare un po' con loro, e capire se la disponibilità è totale eventualmente ad avere la possibilità di fare quello che io ho in testa, perché ribadisco, non c'è allenatore al mondo bravo se non ha disponibilità da parte dei giocatori. Ce ne è bravi, di talento, bravi che probabilmente in questo momento hanno bisogno di una scossa, un qualcosa di diverso, perché Di Domenico è un giocatore importante, Perna è un giocatore importante, Ceccarelli è stato un giocatore importante, bisogna ripristinare un po' quello che è il sapere cosa passa per la testa adesso a questo ragazzo, ma io conto di recuperarlo, spero nella sua volontà. Soso è un giocatore importante, non me ne vogliano gli altri, ce n'è i giocatori bravi che possono dire la loro in questo campionato. E quindi, siccome non si gioca a livello individuale ma si gioca a livello di gruppo, mi aspetto che il gruppo mi venga dietro e ognuno faccia la propria parte. Chi ha 6 da 6, il 6 lo porteremo a 6 e mezzo. Una cosa è certa, suderemo la maglia, quello è sicuro. Poi non so dove arriveremo, ma la maglietta la suderemo. Piazza Robur, linea diretta sul Siena. Questa, Stefano, è la situazione all'Aquila, ovviamente un cambio di allenatore, l'arrivo di Modica, queste le sue prime parole, presentato, come abbiamo visto, hanno visto i nostri ascoltatori di Siena TV, dal ritiro, dove si trova appunto la squadra. Quindi sarà una partita complicata ulteriormente per la Robur Siena, al di là del fatto che un cambio di allenatore può portare sempre a una scossa, al di là del fatto che l'Aquila ha un obiettivo, quello di evitare i play-out, e magari insieme alla nostra regia ci guardiamo poi anche la classifica, mentre qui ci vediamo le immagini della partita di andata. Intanto di fronte a una squadra come la Robur che non ha più niente da perdere, è un po' un problema, il solito problema: conteranno più le motivazioni di una squadra che ha ancora qualcosa da chiedere, oppure sarà più la pressione nei riguardi di questa squadra, e per quanto riguarda il Siena viceversa, no? Sì, innanzitutto, se mi consente una battuta, si vede subito che Modica non conosce nemmeno molto bene i giocatori a disposizione, perché se non sbaglio ha chiamato Di Domenico San Domenico, certo. E ha chiamato Sosa, e De Sosa. Però ecco, voglio dire, è chiaro, se si guarda le motivazioni sulla carta non c'è partita tra noi e l'Aquila. Però devo dire la verità, anche questa così pensata, che però non è stata nemmeno unica di cambiare l'allenatore a quattro giornate alla fine, perché l'ha fatta la Pistoiese, l'ha fatto il Milan, se vogliamo l'ha fatta anche il Milan e un Berlusconi. Però devo dire la verità, io non so quanto oggettivamente si possa pensare di poter cambiare, di poter dare una scossa. O si fa come Zamparini, che per dare le scosse cambia l'allenatore tutte le settimane, o se no sinceramente ognuno riesce a dare quello che poi ha. Sinceramente invece io ritengo che l'Aquila di per sé abbia dei valori che sono importanti, soprattutto questo San Domenico, che mi pare sia arrivato a quota 12 domenica, è un giocatore davanti che è molto, molto veloce, molto tosto, può venire dalle esperienze nel girone C, e quindi senz'altro è un giocatore che può fare la differenza.
mi diceva Fausto, probabilmente, anzi quasi certamente non ci sarà Pesoli perché si è infortunato uno stiramento, e probabilmente dice le sue informazioni, sto parlando di Fausto Famelli, certo, dice dovrebbe giocare perna centrale con l'inserimento di Triario a destra, San Domenico a sinistra, quindi lui dà per scontato il 4-3-3. È una partita che sinceramente l'Aquila vede come un mezzo per fare tre punti sicuri. Giustamente però ti facevi osservare che può darsi che questa pressione possa in qualche modo togliere, delle fieri, soprattutto se le cose non si mettessero bene subito all'inizio, sai, a volte ci sono, anche gli episodi, certo, che decidono, e se il Siena riuscisse a sfruttarle, ora non saprei dirti come e perché, però ecco, devo dire onestamente, a volte abbiamo fatto delle prestazioni, abbiamo colto dei risultati che sulla carta erano così inaspettati. Abbiamo vinto, ci stiamo rivedendo due volte ad Ancona, ora certo, Ancona probabilmente rimpiange avere tre punti e ha perso in casa con il Siena. Ci stiamo rivedendo intanto la partita d'andata, dove effettivamente questo errore del portiere regalò questo secondo gol con il rigore di Abbonazzoli, no? Questo sinceramente è quando io parlo di episodi, questa fu una gara in cui gli episodi per il Siena furono tutti osi, perché tutti ci due rigori per due errori dei portieri, e che poi il primo fatto da Zandrini e poi ha perso definitivamente il posto, che non è più entrato, certo, nemmeno in panchina, perché è stato acquisito Scotti nel mercato di gennaio, un portiere senz'altro molto più esperto. E l'Aquila è una squadra che oltretutto poi in casa è forte, non perde da tempo, è senz'altro una squadra molto ma molto difficile, però ecco, devo dire la verità, tutto ripete, se guardiamo a livello di motivazione potremmo stare anche tutti a casa, invece andremo tutti all'Aquila per regalare ai tifosi del Siena che vorranno ascoltarci magari per radio o a vedere le immagini, se non quella ventina, mi immagino non di più, di tifosi che potranno seguire in Abruzzo il Siena. Però devo dire che tutto sommato, ecco, qui vediamo per esempio un protagonista che ci è mancato tantissimo, che è Bastoni, certo, che sinceramente, ecco, l'infortunio e la disavventura di Bastoni io penso si sia pagata molto. Speriamo, ecco, per esempio in queste ultime tre o quattro giornate di poterlo rivedere. Poi ti faccio una domanda anche sul Siena, andiamo a vederci però la classifica insieme alla nostra regia per cercare di capire, di fare il punto della situazione su quelle che sono le realtà, no? Con la Robur a 42 punti lo vediamo, e l'Aquila a 29 punti, alla disperata, al disperato bisogno di far punti per evitare play-out. Situazione non facile, anche se molto intricata in coda, se consideriamo diciamo la seconda parte, la seconda colonna della classifica: Lucchese e Tutto Chiove a 33, Sant'Arcangelo a 32, Pistoiese e Rimini a 30, poi l'Aquila e Prato a 29, Lupa Roma a 24 e poi Savona a 15, tutte invischiate nella lotta per non retrocedere a quattro giornate dalla fine. Quindi all'Aquila servono tre punti domenica. Questo senz'altro. Io di verità, guardando la classifica, io sinceramente vedo molto male il Rimini, che poi aspetta, sì, sempre a qualche punto ulteriore penalizzazione. E poi oltretutto mi sembra non abbia risolto nemmeno i problemi economici, certo, nemmeno con l'escussione della fiduzione che stanno aspettando. Anche la Pistoiese sinceramente non attraversa un periodo brillante, anche se ora ha cominciato a segnare i rigori che gli hanno concessi, dove viene sbagliato di fare 5 consecutivi, i primi 5 gli hanno dati. La Lupa Roma sembra quella che stia viaggiando meglio, anche se devo dire è stato quasi incredibile il risultato che ha ottenuto sull'Arezzo, dopo che il nostro, tra virgolette, Mendicino aveva portato un vantaggio l'Arezzo a 6 minuti dal termine. Per quanto riguarda poi il resto, dato per scontato che il Savona ormai è retrocesso, per quanto riguarda le play-out mi sembra sia abbastanza aperta. Per quanto riguarda le zone alte della classifica, io direi a questo punto la classifica rimarrà così. Spalle in testa. Il Pisa ha perso l'ultimissima occasione, certo, anche una serie di episodi, e se vogliamo anche sfortunati, poi ci ha messo anche del suo l'espulsione di Recenzi e di Avvocati, ma mi sembra la spalla ha ripreso subito il cammino che aveva interrotto proprio con i Nerazzurri. Un po' deluso con queste sconfitte sia il Pisa o la Maceratese, però devo dire a volte è la regolarità che fa, certo, la differenza. E infatti la spalla l'ha avuta.
Andiamo a vederci anche il prossimo turno, poi parliamo in maniera più specifica della Robur Siena, delle scelte possibili di Carboni. Ecco il prossimo turno, ovviamente come sempre diviso in due parti: Savona-Lupa-Roma alle 14 di sabato, Carrarese-Maceratese alle 15, alle 20:30 Arezzo-Pistoiese e Sant'Arcangelo-Rimini, poi alle 15 di domenica Pisa-Pontedera, Teramo-Lucchese, Ancona-Spal e L'Aquila-Robur Siena, quindi tutto Cuoio-Prato 17:30. Vi ricordo ovviamente domenica come sempre il pregara alle 14:30 in poi alle 15 in esclusiva su Radio Siena la Radio Cronaca con Fausto Fabianelli, Stefano Montomoli, Giulio Valenti e poi il post gara sempre da studio intorno alle 17 con commenti e interviste e naturalmente i risultati. Stefano, parliamo di Siena, abbiamo detto Portanova out, Mastronunzio out, Celiento squalificato per due giornate per quell'episodio nel finale della partita con il Teramo, scelte obbligate in difesa per Carboni, bisognerà capire se sarà confermato il 3-5-2 oppure se si tornerà per esempio alla difesa 4 proprio per le tante assenze in difesa. Che dire, io della verità anche io l'ho anche ridetto, secondo me tanti problemi sono nati anche da questi continui cambi di modulo. Io sinceramente anche se le alternative sono pochissime, se non l'inserimento di Ficani al posto di Portanova, forse rimarrei con lo schema 3-5-2. Col 3-5-2 bisognerà vedere se Cori sarà disponibile, perché anche davanti, se no qualche soluzione un po' diversa andrà a trovare a farla. E poi torno a ripetere, sembra una banalità, lo dicono tutti, ma poi in fondo è vero, al di là degli schemi è l'interpretazione da parte dei giocatori degli schemi, certo. Che poi si può giocare a 3, può giocare a 4, si può far male anche se si gioca a 5, insomma voglio dire, anche talvolta anche l'atteggiamento, non è detto metto più punte perché sono più offensivo, cioè questo modi che viene definito uno zemaniano perché gioca con il 4-3-3, non è detto che il 4-3-3 sia più offensivo del 3-5-2, certo. Chiaramente dipende da come lo interpreti, dall'atteggiamento in campo che è fondamentale. Poi ovviamente, mentre appunto ci rivediamo delle immagini della partita di andata con l'esultanza dei tifosi dopo il rigore di De Feo, Stefano, tifosi hai detto una ventina, può darsi che arrivino in Abruzzo, anche se ovviamente c'è grande delusione, c'è grande distaccamento, difficilmente saranno organizzate le trasferte da qui alla fine del campionato, la prossima sarà a Pontegola con il Tutto Cuoio, insomma c'è da recuperare, no, questo aspetto con i tifosi, sarà un compito della nuova proprietà. Sì, la nuova proprietà secondo me però più che porsi l'obiettivo di recuperare il rapporto con i tifosi dovrà porsi l'obiettivo di fare le cose nel giusto modo e con la giusta trasparenza. Come poi il rapporto con i tifosi si ricuce sinceramente automaticamente quando qualcuno vede che uno opera bene con trasparenza e con sincerità e che dà il meglio di sé, e poi anche se gli obiettivi non vengono raggiunti l'importante è far vedere e dimostrare che ci si mira con, certo, convinzione e con con tutta la passione possibile. Poi i tifosi il Siena lo amano e lo ameranno sempre. Allora io vi ricordo ovviamente gli appuntamenti come quelli di domenica che vi ho già ricordato, poi venerdì alle 18:45 ci sarà l'appuntamento come al solito con Fausto Fabianelli, anteprima Pianeta Robur, per presentarvi la trasferta di domenica all'Aquila. Saremo presenti come Radio Siena TV come sempre per seguire questa trasferta, penultima trasferta del campionato, in attesa di capire poi quali saranno le scelte per il futuro. Stefano, in chiusura ti faccio un nome: Simone Vergassola potrebbe tornare insieme a Massimo Morgia e Michele Coppola nello staff tecnico del Siena, e questa una delle ultime indiscrezioni che sono circolate. Anna Durio punterebbe su questi nomi per appunto lo staff tecnico, c'è da capire poi l'organigramma, ovviamente poi la composizione della rosa, eccetera eccetera. Potrebbe essere un nome stimolante, Stefano? No, io Simone Vergassola, come ho ridetto, l'avrei fatto sindaco, ecco. Una che se l'avrà dovuta fare allenatore in seconda. Io, ecco, per esempio Vergassola rimane uno dei punti oscuri della gestione Ponte, quando si parlava anche dei meriti e dei demeriti di Ponte, meriti che ne ha senz'altro tanti, perché effettivamente sarebbe assurdo non riconoscerli, però fra i demeriti c'è anche questo discorso di
far sì che sembrano i rapporti siano brillanti, gli volevano offrire a Vergassola qualsiasi tipo di ruolo all'interno della società, poi si è perso completamente, certo. Vergassola si è elissato completamente e l'abbiamo perso di vista. Io un ritorno di Simone all'interno del Siena non è che lo vedo bene, lo vedo strabene. L'importante sarebbe anche lui a dargli la certezza e la convinzione di un ruolo con tutta la fiducia possibile, perché è inutile metterlo lì come uomo in immagine, non mi sembra il tipo da fare da testimonial giusto per tarci e per tranquillizzare, certo, la tifoseria. Bisogna riconoscere un ruolo quale possa essere, e poi dargli fiducia, insomma. Certo. Perfetto, allora noi chiudiamo qui Piazza Robur di questa sera, vi ricordo su Siena TV fra poco l'appuntamento con il telegiornale, le nostre notizie, prima quell'edizione senese, poi l'edizione valdelsana, questa sera 21:15 Basket Forum insieme ad Andrea Frullanti e tutte le novità sul basket biancoverde e non solo, e poi D-Day insieme a Filippo Tecce per conoscere i segreti della Serie D. Quindi il consiglio di rimanere sempre incollati insieme a Radio Siena TV. Grazie a Stefano Montomoli. Grazie a te e a chi ci ha seguito. Grazie a Franz Palantone in regia. L'appuntamento con Piazza Robur per mercoledì prossimo. Buona serata a tutti da parte di Alessandro Lorenzi. Piazza Robur, linea diretta sul Siena.